Buongiorno amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti alla puntata numero 5 del nostro percorso Trading Consapevole, dedicato per l'appunto ad accompagnarvi dalle basi fino alla completa autonomia nel creare e gestire nel tempo una strategia di trading che possa essere profittevole anche sul lungo periodo e non solo finché ci va di fortuna, diciamo così. Nella puntata di oggi, che ormai va un po' più nel dettaglio, dato che siamo appunto già a metà stagione, pensavo di farla di una decina di puntate, la prima stagione, parliamo di volatilità. La volatilità è un concetto molto molto importante nell'operatività. Perché? Perché ci deve influenzare l'operatività stessa. A seconda delle condizioni di volatilità del mercato, noi dovremo adottare un approccio piuttosto che un altro, perché ovviamente non tutte le fasi del mercato sono uguali. Infatti oggi parliamo proprio di questo. Partiamo dal concetto di mercato come di insieme di persone, come tale ubbidisce alle leggi della psicologia di gruppo e delle masse, e niente di meglio della volatilità riesce a quantificare l'eccitazione, chiamiamola così, di questo gruppo. E come vedremo, questo deve per l'appunto incidere in maniera diretta sulla nostra operatività, al fine ovviamente di fare operazioni con cognizione e soprattutto che possano essere il più profittevole e meno rischioso possibile. Se vi siete persi le puntate scorse, vi consiglio di andarvele a vedere, che anche se sono concetti un po' di base, visto che questa stagione è dedicata appunto a ricordare o a introdurre a chi fosse appunto neofita i concetti più importanti sui quali poi costruire l'operatività, proprio per questo infatti vi consiglio di darci una rinfrescata, che male non fa, proprio perché poi tutta l'operatività che vedremo nella seconda stagione si baserà su quei concetti che dobbiamo avere belli belli freschi. Quindi vi lascio qua in alto a destra su questo video un link che vi riporta alla playlist che ho creato apposta, mettendo in ordine tutte quante le puntate per facilitarvene la consultazione anche in futuro. Detto questo, prima di iniziare con la puntata di oggi, vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, e in particolare questo lavoro che mi ha impegnato davvero tanto tempo e tanto impegno, quindi spero che sia gradito. Se lo è, lasciatemi un like, così me lo dimostrate e mi incentivate a continuare a produrre. Cliccate, mi raccomando, iscriviti e la campanellina per rimanere sul pezzo e ricevere tutte le notifiche ad ogni nuovo video che pubblicherò. Seguitemi sui canali social, in particolare su Telegram, a cui tengo molto, dove pubblico un po' un feed delle mie idee di trading e i miei commenti, insomma tutto ciò che mi passa per la mente. Trovate tutto quanto in descrizione. Detto questo, direi che possiamo iniziare la puntata di oggi sulla volatilità. Scopriamola. Il titolo della lezione presentazione di oggi è Volatilità e fasi di mercato, proprio perché sono questi due elementi, che sono strettamente intersecati tra loro e dipendenti l'uno dall'altro, che andremo ad esaminare, e andremo per l'appunto ad esaminarne il legame. In particolare cercare di capire la fase di mercato in cui ci si trova grazie alla misurazione della volatilità, e di conseguenza poi regolare l'operatività in base alla fase in corso. E oltre a in base alla fase in corso, anche in base al momento della fase, ovvero sta per terminare una certa fase, sta per iniziare un'altra. Chiaramente l'anticipazione, come sapete, è la chiave del profitto, spesso e volentieri, nel trading. Il mercato oggi lo inquadriamo come quello che è, ovvero un fenomeno di gruppo, un fenomeno sociale che prevede la partecipazione di una massa di persone, investitori, istituzioni, traders e quant'altro. E come tale prevede alcune dinamiche che sono tipiche dei gruppi e delle masse. E la volatilità, contestualizzando sul mercato, chiaramente, è ciò che quantifica quanto è agitato questo gruppo, ok? Quindi quanto partecipa, quanta concitazione c'è in questo gruppo di attori che fanno il prezzo, che fanno il mercato. Chiaramente questo ci fa capire tante cose sulla situazione in atto e ci fa adattare la strategia da applicare di conseguenza. Quindi iniziamo dal capire che cos'è la volatilità in termini proprio terra terra. Cosa intendiamo quando parliamo di volatilità? Solitamente si parla di volatilità come di misura delle variazioni di prezzo nel tempo, ok? Semplicemente quanto il prezzo va su e giù in maniera repentina e ampia, ovviamente mediato su un periodo. Solitamente si usa i 30 giorni, 6 mesi, un anno, insomma quello che è, e si parla di volatilità storica.
Questo tipo di volatilità, questo calcolo della volatilità, è poco utile, a mio parere, ai fini pratici, quindi ai fini di operatività, ai fini di analisi. La definizione di volatilità che io preferisco e che è quella che utilizzerò oggi, quindi quando parlerò userò il termine volatilità, intenderò questa cosa qui, ovvero la deviazione standard del prezzo dalla sua media. Cioè quanto più o meno, dando un range di tolleranza, diciamo così, il prezzo si allontana dalla media, ok? Quindi quanto rumore c'è intorno alla media, quanto, non so neanche come dirlo, è proprio la volatilità. Lo scopo dell'analisi della volatilità è definire la fase del mercato e la fase della fase. Quindi, come vi dicevo, se il mercato è in range trading oppure trending, quindi se è in contrazione, cioè range trading si muove laterale, oppure trending, ovvero c'è un movimento in atto. Contrazione, espansione sono le due fasi del mercato. E la fase della fase, perdonatemi il gioco di parole, è inteso come quando è che vedo i primi segni che magari il range trading sta per terminare e sto per entrare in una fase di trending, che mi interessa molto, perché se io sono trend follower voglio pescare proprio quel momento lì per trarre il massimo della mia posizione. Oppure quando è che il trend è in esaurimento e sto per andare a finire in range trading piuttosto che in correzione? Ecco, questo serve, cioè a questo dà valore aggiunto l'analisi della volatilità. Per quale motivo? Perché operativamente ogni fase si presta meglio a differenti metodologie. Questo è chiaro. Come si misura la volatilità? Ci sono due indicatori che io prediligo. Il primo sono le bande di Bollinger, che è quello che prediligo in assoluto. In particolare la loro ampiezza. Le bande di Bollinger, praticamente, non so se le avete mai usate, è quell'indicatore che ha al centro la media mobile semplice a 20 campioni. E ai lati, cioè ci sono proprio appunto queste due bande che sono equidistanti dalla media e sono due deviazioni standard del prezzo dalla media, sempre in quei campioni lì. Quindi mi dice esattamente quanta deviazione standard c'è del prezzo dalla sua media, quindi quanto si muove in maniera strappata, diciamo così, rispetto alla sua media. Quando ho le bande di Bollinger molto ampie, quindi quella che si chiama BBW, che altro non è che Bollinger Bands Width, non quello che pensate voi, sporcaccioni, praticamente quando sono ampie, quindi la BBW è alta, ho una fase di espansione. Quando è bassa, di contrazione, alta volatilità, bassa volatilità. Come tutti gli indicatori, ovviamente, ha i suoi difetti. Non è perfetto, non esiste l'indicatore perfetto. Il suo difetto principale è il ritardo. Quindi, essendo un indicatore basato su una media tarata su 20 campioni, quindi basato sui campioni precedenti, dà sempre un segnale ritardato, perché se c'è uno strappo improvviso le bande magari ci mettono 1, 2, 3, 4 candele ad ampliarsi e a darmi un segnale più chiaro. Pertanto, cos'è che viene utile? Ecco, d'esperienza io sconsiglio di abbassare il numero di campioni sul quale viene calcolato le bande di Bollinger e l'ampiezza. Preferisco invece integrare l'analisi di un time frame con l'analisi dei time frame sottostanti, quindi sub time frame analysis, come si suol dire, come dicono i pro, ovvero se io sto facendo un'analisi sul time frame giornaliero e vedo magari qualche movimento strano nella price action, che però non è ancora rispecchiato chiaramente dalle bande di Bollinger, dalla volatilità, voglio capirne di più sulla fase in corso, allora vado a vedere le 4 ore, vado a vedere il time frame 2 ore, orario, e cerco di capire appunto se vedo qualche strappo, qualche inizio di volatilità lì, perché è proprio dai time frames più bassi che si genera e poi si propaga sui time frames superiori. Sempre per esperienza vi dico che è poco sensata, a mio parere, l'applicazione di un'analisi di questo tipo su time frames superiori al giornaliero, in quanto le cripto sono già un mercato estremamente volatile di loro, molto rumoroso, e tutto questo rumore viene mediato all'interno dell'indicatore. Pensate alle bande di Bollinger calcolate su 20 settimane, che cosa possono essere, e va a finire che appunto sembra che siamo in una fase perenne di alta volatilità, che effettivamente potremmo dire che è così nelle cripto, ed è quello anche il suo bello. Quindi, mio personalissimo parere spassionato, dal giornaliero in giù, senza scendere troppo, perché sotto il time frame orario anche lì diventa vicino al caotico e quindi perde quasi completamente la sua utilità.
L'average true range è l'altro indicatore utile per quantificare la volatilità. Da che cosa si distingue dalle bande di Bollinger? In che cosa si distingue? Nel fatto che le bande di Bollinger sono agnostiche al prezzo, quindi sono calcolate intorno a una media, come vi dicevo, e pertanto mi dicono la deviazione standard dalla media, senza tenere in conto il prezzo. Al contrario, l'average true range mi indica l'intervallo medio nel quale si muove il prezzo, quindi è una definizione molto simile, però tenendo conto anche del prezzo, quindi l'ampiezza più o meno di quanto si muove mediato nel periodo del campione, ok? Quindi la differenza principale è proprio che ha il prezzo dentro al suo calcolo e quindi in che cosa mi viene utile? Nel calcolo dello stop loss, quindi quanto distante mettere lo stop loss se si utilizza un trading system automatico, quindi un bot, un qualcosa di programmato, è intelligente metterci dentro l'average true range nel calcolo dello stop loss, in modo che ho un calcolo intelligente, automatico e soprattutto che posso tracciare nel tempo e calcolarne l'efficacia. Quindi questo è il suo scopo. Nelle considerazioni di oggi non lo terremo praticamente in conto proprio perché facciamo considerazioni a occhio personali, quindi non da trading automatico, che ne parleremo invece in futuro. Andiamo avanti e vediamo appunto qualche grafico, qualche applicazione pratica di queste considerazioni. Questo grafico altro non è che l'ultimo movimento di Bitcoin, dal bottom al top attuale di $14,000 e ciò che ne consegue. Come vedete abbiamo un'alternanza di contrazioni ed espansioni, contrazioni in bianco, espansioni in giallo, contrazioni lunghe, ristrette e con volumi poco partecipati. Espansioni impulsive di breve durata con tanti volumi, quindi vedete sono proprio uno l'opposto dell'altro. Questo è proprio, rispecchia davvero la psicologia di gruppo. Qualsiasi fenomeno di gruppo degli animali, degli esseri umani, funziona così. Immaginatevi, non lo so, faccio sempre un esempio che è bruttissimo come esempio, però secondo me rende bene, una rissa, dove qualcuno magari inizia a provocare, l'altro reagisce e alla fine appunto scoppia la rissa. C'è la fase di massima concitazione della rissa dove tutti menano tutti, poi qualcuno si inizia a stancare, qualcuno magari prende due cartoni in faccia, si tira indietro, qualcun altro anche, e così si placa, abbiamo la fase di contrazione, mentre la fase in cui tutti quanti si menano è la fase di espansione. Per come è fatto l'uomo alla fine, una fase ad alta concitazione non può durare a lungo e per questo motivo nasce la natura ciclica di qualsiasi fenomeno di gruppo. In questo caso che abbiamo il mercato, che è un fenomeno di gruppo, abbiamo anche qui questa natura ciclica o fasica, chiamiamola come vogliamo. L'espansione dura sempre poco, è ristretta, impulsiva e dopo segue una contrazione, alla quale seguirà un'altra espansione e un'altra contrazione e così via, finché il movimento nel suo complesso non si esaurirà. Perché questa cosa è poi visibile su diversi time frames, quindi adesso qui ci arriviamo tra poco. Comunque adesso limitiamoci a dire che c'è l'alternanza tra contrazione, espansione. Qua in cima, se ci fate caso, ho messo un movimento anomalo, che non è né una contrazione né un'espansione. L'ho chiamata turbolenza, sono definizioni mie queste, non prendetele come oro colato, però secondo me rende l'idea. Turbolenza è un movimento diverso dalla contrazione e l'espansione, se vogliamo è un misto dei due, è un movimento ampio e caotico e qua ho scritto spesso innescato da due impulsi contrari e ravvicinati. Questo perché più un trend dura, più un trend si esaspera, più un movimento si iperestende e più diventa difficile avere una fase di contrazione. Perché? Immaginiamoci sempre la psicologia del gruppo. Abbiamo l'espansione, poi la contrazione, poi un'altra espansione, un'altra contrazione, un'altra espansione. Alla fine la concitazione è tale che è difficile comunque trovare un livello di calma perché, parlando proprio terra terra del mercato, c'è chi compra, chi vende, chi compra, chi vende, un sacco di gente compra perché il trend si esaspera, più si va in alto e più persone che magari prima erano titubanti a comprare si fiondano dentro pensando salirà per sempre, no? Quelle solite, quelle classiche mosse da FOMO, che è quello che equivale nel mercato alla concitazione della rissa nell'esempio di prima, nella metafora di prima. E poi invece arriva gente che vende e quindi capite che
rimane comunque una concitazione da un lato e una concitazione dall'altro, quindi è una sorta di contrazione che però contiene un movimento di espansione, alla fine diventa molto vicino al caotico, non si riesce bene a categorizzare. Proprio per questo motivo, solitamente il momento di turbolenza consiste nel termine del movimento in corso, quindi nell'esasperazione del trend in corso, e sfocia in una correzione oppure in un'inversione. Il fatto che sia una correzione o un'inversione non è parte dello studio della volatilità, ma si basa su altre tipologie di studio di cui non parliamo oggi, ma per l'appunto di solito turbolenza uguale apice del trend, quindi quando ci sono sintomi di turbolenza è meglio scappare a gambe levate, perché diventa veramente un casino. La cosa che vi stavo citando prima e che adesso approfondiamo è la natura frattale delle fasi di mercato. Quindi ogni time frame che noi guardiamo, se lo guardiamo più da vicino, contiene delle strutture che si ripetono, ok? Quindi se io nel time frame giornaliero avevo contrazione, espansione e prendo una fase di espansione del time frame giornaliero e la guardo nelle 4 ore, vedo che quella singola fase contiene contrazione, espansione, quindi delle subfasi, chiamiamole così. Quindi questo ci fa capire, perché è utile andare a fare un'analisi sub time frame, perché ci permette l'anticipazione. Guardate questo esempio pratico che non ho scelto a caso. Vedete che qui l'inizio del movimento espansivo, questo, a partire da qua, vedete, quando superiamo il massimo del range, non è subito rispecchiato da un incremento dell'ampiezza delle bande di Bollinger tale da scatenare la nostra attenzione, ma se invece lo andiamo a vedere sulle 4 ore, vediamo che l'incremento dell'ampiezza è molto molto più marcato, ok? E allo stesso modo l'inclinazione della media, che sono due fattori interessanti da tenere sotto controllo. Quindi si capisce che un movimento si innesca sempre dai time frames più bassi e si propaga poi a quelli più ampi, un po' come dicevamo prima. Dall'altro lato è interessante perché se andiamo a vedere poi una cosa ancora più dall'alto, come vi dicevo prima, noi sul daily qua magari abbiamo la turbolenza, e se andiamo a vedere dall'alto quella turbolenza diventa in realtà un movimento di contrazione su un time frame settimanale. Quindi la natura frattale intende dire proprio questo, che quello che sembra un movimento fatto e finito, in realtà dall'alto è una parte di movimento e dal basso contiene ancora più movimenti, e questo è interessante perché ci fa capire molto sulla natura del mercato stesso. Quindi quei fenomeni della psicologia di massa e di gruppo, a seconda del time frame sul quale uno opera, si sentirà certi tipi di, non so come chiamarle, emozioni, insomma cose di questo tipo, più o meno frequentemente. Quindi se uno è un trader intraday, passerà magari in un giorno in più fasi di contrazione, espansione, e sentirà più volte la concitazione del mercato che entra in un trend e poi esce contraendo. Mentre se uno è un trader, uno swing trader che opera sul time frame giornaliero, lo sentirà molto meno, perché mentre gli altri fanno dentro e fuori, facendo quell'alternanza di contrazione ed espansione, per lui magari questo è un singolo movimento di espansione. Quindi questo fa capire anche molto sulla diversità della psicologia di ogni singolo attore, che poi genera tutto quel mare magnum che è il mercato stesso. Adesso direi che possiamo andare prima di andare avanti, guardiamo bene come si è innescata la turbolenza. La turbolenza che abbiamo visto qua sul time frame giornaliero come una sorta di contrazione ma di ampiezza più alta con più volumi, quindi un misto tra contrazione e espansione, l'abbiamo definita, vediamo che è innescata da due impulsi in direzione opposta. Quindi la turbolenza si innesca con un ultimo impulso espansivo al quale segue un impulso espansivo in direzione opposta subito dopo, una sorta di gli ultimi compratori, che i FOMO buyers che entrano e poi la gente che gli inizia a svendere in testa, e quindi si crea un po' di caos, di panico, perché i volumi rimangono alti, le oscillazioni medie rimangono ampie, guardate l'ampiezza delle bande di Bollinger sulle 4 ore quanto è ampia, e soprattutto si genera confusione, si genera caos, perché non è ben chiaro se il trend è terminato, se c'è un altro impulso in arrivo, che cosa deve succedere, e questo appunto genera caos e turbolenza. A che cosa serve analizzare la volatilità?
in soldoni. Allora, serve, abbiamo detto, per adeguare la propria operatività. Nei momenti di espansione funzionano strategie e indicatori trend follower, questo è chiaro. Perché? Perché queste strategie sono basate sul movimento del prezzo, cosa che è esasperata appunto durante l'espansione. Al contrario, nei momenti di contrazione non funzionano le strategie trend follower, perché non abbiamo un trend, ma funzionano quei cosiddetti metodi di mean reversal, indicatori mean reversal, che significa che oscillano intorno a una media, tipo le RSI, sono basati sull'equilibrio, non sul movimento, tipo appunto le RSI. L'RSI durante un trend può rimanere ipercomprato a lungo, può rimanere ipervenduto a lungo, quindi non ci è utile. Nei momenti invece di equilibrio, appunto proprio per la tendenza all'equilibrio del prezzo, ci sta di più l'agire su un ipercomprato o un ipervenduto, proprio perché c'è una tendenza all'equilibrio, e mean reversal significa proprio quello. Più a lungo dura una fase di contrazione, più sarà forte quella di espansione che seguirà. Quindi se io ho uno squeezing lunghissimo, magari su più time frame, se vedo che le bande di Bollinger si restringono, significa che l'espansione che seguirà sarà impulsiva e molto partecipata, ecco, più impulsiva. Quindi qua si presenta un'opportunità facendo un ingresso anticipatore, quindi magari appunto scendo di time frame, vedo i primi sintomi, i primi volumi che si muovono, qualche piccolo breakout, qualche pattern interessante e cerco di agire lì. Magari il rischio di posizione è più alto, rischio di più di far scattare lo stop loss, però dall'altra parte se non scatta lo stop loss vado incontro a un bel impulso, un bel trend e quindi il profitto direi che supera alla grande il possibile rischio. Se il mercato è in fase di turbolenza, conviene lasciarlo raffreddare. Questo è un consiglio spassionatissimo che do, perché è caotico, ve l'ho detto, è un'esasperazione di un trend, quindi c'è confusione tra buyers e sellers, ogni trade è rischiosissimo. Se un trend è già attivo e molto forte, quindi con le bande di Bollinger molto ampie, volatilità molto alta, non è il momento di pianificare un ingresso, proprio perché è molto più probabile che siamo vicini o a un'altra fase di compressione, oppure peggio ancora a una fase terminale del trend stesso. Comunque, se arriviamo che il trend è già partito e il movimento è già andato, innescato alla grande, è molto meglio starsene con le mani in mano e aspettare un ingresso più pianificato e meglio valutato, piuttosto che tuffarsi dentro a caso dicendo ma sì, magari domani spara ancora su. Preferisco perdermi quel potenziale profitto lì, ma non addossarmi un rischio che è spropositato, che invece siamo in una fase terminale e poi rimaniamo lì con una posizione veramente buttata in quel posto. Numero 2, quindi altri use cases dell'analisi della volatilità. Pianificare degli entry sul primo ritracciamento quando inizia una fase di volatilità. Quindi, come dicevamo prima, quando ho dei sintomi che sta partendo un trend, conviene, e magari il trend parte il primo impulsino, magari scendo ancora di time frame, vado sulle 4 ore sull'orario e pianifico un entry in maniera intelligente, perché comunque io cerco, non lo so, il primo ritracciamento ad esempio del primo impulso, in modo da entrare su un basso time frame, che vado a cercare appunto quella frattalità lì, quindi entro su una frattalità bassa per pescare un movimento più ampio che si è appena generato, quindi io ho ancora una forbice di profitto molto ampia che posso sfruttare. Lo stop loss ovviamente non può prescindere dalla volatilità, ne abbiamo parlato prima parlando dell'average true range, e ovviamente a un mercato più volatile deve essere associato uno stop loss più largo. Se io, guardando magari un time frame più ampio tipo il giornaliero, vedo che sono in una fase con volatilità abbastanza elevata, allora non è che vado a mettere degli stop stretti e me li faccio fulminare tutti uno dopo l'altro. Preferisco magari diminuire il risk to reward ratio e avere uno stop loss un po' più largo, ci sta assolutamente. Al contrario, se il mercato è in contrazione è concesso uno stop loss più stretto, perché non ha senso, se faccio un range trading, andare a mettere degli stop larghissimi che poi mi vanno a rovinare completamente invece una posizione di questo tipo. L'average true range, nel caso in cui io ho dei trading systems automatici, mi viene di grande aiuto.
Nelle fasi di estremo squeezing, come vi dicevo, quindi Bollinger Bands Width bassa su più time frames, quindi si schiaccia tutto, si comprime tutto, volumi bassi, il mercato è lì che sta aspettando che qualcosa accada per fiondarsi tutti dentro, occorre mettere in conto che l'uscita, anche fake, attenzione, quindi anche un fake out o un fake down, quindi una rottura del range, che sia vera o falsa, provocherà sicuramente turbolenze imprevedibili, proprio perché sono tutti lì che aspettano, che guardano, appena succede qualcosa, vroom, tutti dentro. E se poi le mani forti vogliono invece sopprimere quel movimento lì, va a finire che se uno ci opera si trova a scattare lo stop loss tempo zero, e magari invece se uno voleva operare sul breakout reale si trova scattato lo stop loss a causa di un falso movimento e poi il mercato riparte nell'altra direzione. Quindi quando lo squeezing è estremo bisogna tenerne conto nel calcolo dello stop loss, quindi mai mettere uno stop loss stretto, perché altrimenti rischia di venire fulminato dal primo accenno di movimento in quella direzione lì, anche falso. E la cosa che conviene fare è, a mio parere, aspettare che qualcosa accada, proprio per evitare di mettere posizioni che rischiano di andare in stop loss a random e senza nessuna ragione. Ultima cosa, quindi qualche spunto di riflessione per andare oltre, no? Diciamo sviluppi futuri, come se fosse una tesi. Può essere interessante fare una heat map della BBW. Cosa significa? Fare, tra poco vi ho messo anche un'immagine dove mostro alcune cose di queste, fare appunto una heat map, quindi vedere dove c'è la zona calda e la zona fredda dell'ampiezza delle bande di Bollinger, per cercare di capire dove è la zona calda di un trend, la zona media e la zona fredda, per capire poi come orientarsi, capire in che fase siamo. Ogni time frame ovviamente avrà la sua, perché i valori sono diversi, magari un time frame ha più volatilità, uno ne ha meno, e chiaramente ognuno deve essere tarato su se stesso e non sugli altri. È interessante, attenzione qua, andiamo veramente sulla pippa mentale al massimo, l'applicazione delle Bollinger Bands sulla BBW. Quindi cosa significa? Significa andare a fare le bande di Bollinger sull'ampiezza delle bande di Bollinger, qua è veramente vicino al delirio, per individuare gli strappi. Significa i momenti in cui l'ampiezza delle bande di Bollinger esce dalla sua deviazione standard. È interessante questo, perché spesso e volentieri sono momenti di innesco di qualcosa. So che sembra un'assurdità, però fidatevi, dà qualche spunto interessante. È anche interessante osservare i picchi delle Bollinger Bands Width, quindi i massimi a cui arriva la volatilità nelle fasi volatili. Perché? Perché se ci sono picchi crescenti vuol dire che la concitazione è sempre maggiore ad ogni movimento, quindi è un trend molto partecipato. Se invece ci sono dei picchi più schiacciati e meno puntiformi, quindi che non sono picchi ma quasi avvallamenti, spesso indicano fasi di turbolenza, di caos, perché solitamente le fasi apicali della volatilità devono durare poco. Se iniziano a durare tanto significa che c'è casino, c'è caos. E allo stesso modo si può fare un ragionamento simile sulla permanenza in zona calda. Se facciamo una heat map, non deve mai essere eccessiva, altrimenti c'è qualcosa che non va, non è un movimento naturale, non è fisiologico, ma rischia di esasperare il trend in corso. Guardate, allora, qui ho fatto due esempi sul daily e sul 4 ore. Partiamo dal daily, abbiamo il nostro ciclo contrazione-espansione che si ripete, e qua adesso ho scelto veramente un colore infelice, questo violetto sul nero che non si vede veramente niente, ma fidatevi, questo picco, vedete, è più basso del successivo, quindi qua abbiamo concitazione crescente, abbiamo un trend molto forte in sviluppo. E questo è interessante anche vedendo la baseline, che rimane più alta perché comunque la concitazione è talmente alta che anche nelle fasi di contrazione non si riesce mai a stare fermi come li si era prima, c'è tanta FOMO latente, e questo dice molto sulle intenzioni, dice che è un fuoco di paglia pronto davvero a incendiarsi. Al contrario, vedete, se andiamo a vedere il time frame delle 4 ore, che è un po' più eloquente secondo me, innanzitutto guardate questo esempio di heat map molto spartano, ovvero sotto 0,10 ho messo zona fredda, tra 0,10 e 0,20 zona calda, sopra 0,20 zona bollente, quindi i picchi fondamentalmente. Questo in maniera empirica, è puramente empirica. Il fatto che, innanzitutto, guardate qua, abbiamo più permanenza nella zona bollente, significa rischio turbolenza, e anche questo picco schiacciato, guardate, infatti
Questo è un movimento abbastanza strano. Guardate, qua c'è stata questa anomalia. È stata una contrazione un po' sui generis. Infatti, vedete che era più ampia e aveva un picco più alto e poi una baseline più alta su un time frame più lontano. So che magari sembra un casino, detto così, però mi fa capire che c'è molta concitazione, c'è molta turbolenza. E nei momenti in cui si verificano queste situazioni, personalmente io preferisco fare un passo indietro, perché è difficile pianificare posizioni. Infatti vedete, ci sono dei movimenti BART, ci sono queste wicks, ci sono cose strane, turbolenze, e io preferisco andare più sul sicuro possibile, tra virgolette, nel senso che di non addossarmi rischi spropositati, inutili, ecco, perché rischiare è giusto, addossarsi rischi è giusto, ma non inutilmente. Quindi quando vedo delle situazioni di turbolenza che so che non sono gestibili, non le gestisco, ed è meglio. La medesima cosa la posso vedere qua, guardate, concitazione crescente, massimi e minimi crescenti sulla volatilità, e qua ho un altro picco schiacciato, che era proprio l'inizio della fase turbolenta. Tra l'altro qua si vedeva subito anche impulso, poi c'è stato un rimbalzo e qua è iniziata appunto la fase turbolenta. Vedete come abbiamo avuto tre picchi nella zona bollente, uno dietro l'altro, in maniera rapida e repentina, e questo appunto mi fa capire che è veramente difficile gestire una situazione di questo tipo. Questo in realtà è tutto per quello che riguarda la volatilità. Si potrebbe andare avanti ore e ore, però come capite è un'analisi che è veramente importante, è un'analisi che bisogna tenere in considerazione, bisogna conoscere cosa significa la volatilità, cosa significa una fase di range trading e una fase trending, come le si gestisce, la turbolenza, saperla identificare, saper capire quando è intelligente far finta di niente e aspettare e placare la FOMO, quando invece è intelligente cercare di anticipare il movimento. E la volatilità ci è di estremo aiuto, sotto forma appunto delle bande di Bollinger e derivati. Se avete apprezzato i miei contenuti, che come sapete sono e saranno sempre gratuiti, non vi chiederò mai un euro per vedere i miei video, potete sostenermi usando i miei referral link sugli exchanges, ve li lascio anche nel primo commento, o anche per acquistare il Ledger. Mi raccomando, vi aspetto sulla mia community su Telegram e anche sugli altri social, trovate tutti i link nella mia descrizione. Siete liberissimi di condividere le slides con chiunque volete, l'importante è che mi citate. E io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Alla prossima!